Ciao a tutti, in questo nuovo video tutorial spiegherò come installare delle root o dei rootabili in Train Simulator 2015. Allora, io vado per esempio su un sito che è Amici Trini, un sito così dove si possono scaricare delle cose per Train Simulator 2015. Ecco, è una cosa: se per esempio andate così, trovate Train Simulator o RaiWorks. Ecco, per esempio, se Train Simulator, questo qua in realtà sarebbe Microsoft Train Simulator, che è un altro gioco un po' più vecchio. Train Simulator 2015 fa parte di RaiWorks, quindi andiamo su qui. E anche se qui invece è scritto Train Simulator 2014, va bene lo stesso anche per il 2015. Quindi, perché i treni che sono, vanno bene, vanno, i treni vanno bene sia o alle, anche gli scenari. Sia solo il 2012, 2013, 2014, 2015 vanno bene in tutti. Quindi, per esempio, boh, proviamo a mettere, non so, una locomotiva. Proviamo a fare così in questo tutorial. Mettiamo una tratta e una locomotiva. Allora, non so, mettiamo una, per esempio, mettiamo l'E444. Andiamo su qui, su download. Mettiamo sì, accetto la licenza e procedi con il download. Comunque il procedimento, sia che per una tratta che per un rotabile, è più o meno lo stesso. Non è che si nota, cioè, non è che c'è tutta questa grande differenza. Più o meno è sempre lo stesso procedimento. È esattamente lo stesso procedimento. Dopo la differenza è che quando si apre il gioco si trova la tratta. Adesso aspettiamo che finisce di scaricare la locomotiva. Aspettiamo. Infatti, più o meno, infatti, con lo stesso procedimento che in cui ho installato, cioè, che sto installando adesso, sto scaricando, poi installerò la locomotiva 444. E come potete vedere nell'immagine di sfondo, ho scaricato anche la tratta Briciseo. Mi sono costruito delle activity con il fatto di treni storici, tanti tipi di treni. E qui con le foto in presentazione che ci sono qui potrete vedere un po' l'activity Briciseo, come anche secondo me è fatta anche molto bene. Intanto aspettiamo che finisce il caricamento. Ok, adesso il caricamento adesso ha finito, adesso andiamo qui, di nuovo eccolo qui, è finito, lo apriamo, ecco, praticamente eccolo qui, noi apriamo qui, cliccando così, schiacciamo così, un doppio clic, e dobbiamo aprire questo file qua che è RWP, lo spostiamo, io lo sposto per esempio così nel desktop e si apre questo file. Poi dovete andare sulla cartella, cioè il collegamento da cui fate partire Train Simulator 2015, apri percorso file e vi si apre la cartella del gioco. Andate giù e cercate un file chiamato utilities, eccolo qui. Lo apro, mettiamo sì. Ecco, andiamo sul gestore di pacchetti. Se voi ce l'avete in inglese, perché predefinito, ho messo in inglese. Basta che andate su impostazioni e scegliete la lingua qui. Però vabbè, andiamo sul gestore di pacchetti, installa. Eccola qui, la cercate al massimo, cioè dove l'avete messa, cliccate così e poi su apri. E poi qui, vabbè, a me chi dice questo perché l'ho già installata io questa locomotiva. Ovviamente le ho installate tutte, quindi me lo chiedo, ma comunque anche voi dovrete fare questo caricamento, dato che alcuni di voi me lo chiedono, e dovrebbe aggiornarsi con la locomotiva. E così, il procedimento, vabbè, non sto lì a scaricare anche la tratta perché più o meno è la stessa cosa. La differenza è che, un esempio, se io per esempio vado per scaricare la tratta, la Briciseo per esempio, cioè che è quella lì, se devo dire la verità, è la mia preferita. Eccola qui.
bisognerà scaricare come con il tuo file anche altri 7 file aggiuntivi cliccando qui per esempio e scaricare tutti questi uno alla volta. E poi evidenziarli tutti e fare lo stesso procedimento che con installare una locomotiva, una carrozza o qualsiasi altra cosa. Ecco, qui quando ho finito potete chiudere qui, quando finite qui e poi quando aprirete il gioco. Se la locomotiva nel gioco è difficile che la troverete, bisognerebbe fare proprio uno scenario in cui dopo voi potreste usarla. Per esempio, bisognerà andare nell'editor, creare un'attività da fare con il treno e nello scenario appariranno un elenco con tutte le locomotive installate nel gioco, la posizionate sui binari e poi mettete il macchinista e potrete usarla. Magari, cioè, se me lo chiedete, magari più avanti farò. Se me lo chiedete nei commenti, magari più avanti farò il video su come costruire un activity in Train Simulator 2015. Ok. Allora, per questo video tutorial finisce qui, è durato 6 minuti. Ci vediamo al prossimo, non so, il prossimo video che farò, non so se sarà di treni reali oppure su giochi del computer, boh, al massimo se mi chiedete di fare un tutorial su come si fa una route in Train Simulator, una sì, una route, un activity, uno scenario magari da fare per esempio partendo da Brescia, andare verso Iseo, oppure sia con un merci, passeggeri con le fermate in croce, cose così. Praticamente se vi interesserebbe sapere imparare come farlo, che io sono capace di farlo, ve lo posso spiegare in un tutorial. Così potresti imparare. Ecco, e quindi per questo tutorial è tutto. Alla prossima. Ciao.